Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo della riproduzione della Betta Splendens. Innanzitutto dovrete essere capaci di distinguere il maschio dalla femmina. Gli esemplari maschi hanno le pinne più grosse e a velo. Inoltre, tra le due pinne ventrali, sotto le branchie, in prossimità dell'apparato escretorio, hanno tre piccoli puntini bianchi. Gli esemplari femmine, invece, hanno normalmente pinne più corte, ma questo non si tratta di un sufficiente tratto distintivo tra i due sessi, in quanto esistono maschi che hanno comunque pinne corte come il placat. Le femmine però hanno una piccola escrescenza bianca tra le due pinne ventrali, che è l'ovodepositore. Per quanto riguarda le caratteristiche della Betta Splendens, vi consigliamo di guardare questo video. Se invece volete sapere come far avvenire la riproduzione e quindi indurre la riproduzione, vi spiegherò in pratica come fare. Presupponendo che i due esemplari siano ancora separati, dovrete iniziare a sovralimentare la femmina dandogli 3-4 volte il cibo al giorno e portare i parametri tecnici dell'acqua a un pH intorno al 7. Ovviamente nitriti e nitrati devono essere assenti e la temperatura va innalzata fino al 29 gradi centigradi. Per quanto riguarda invece la vasca dedicata alla riproduzione, dovrà avere le seguenti caratteristiche. Dovrà essere minimo 20-30 litri, non mettete sabbia, questo aiuterà il maschio poi a raccogliere in miglior modo le uova, va coperta per mantenere una certa umidità dell'aria. Inserite all'interno dei nascondigli che serviranno alla femmina per eventualmente scappare dalle aggressioni del maschio e foglie galleggianti oppure materiali galleggianti per aiutare il maschio a formare il nido. In questa vasca, dove sarà presente il maschio, attenderemo la formazione del nido di bolle. Si tratta di bolle di saliva che il pesce impasta e rilascia una accanto all'altra, fino a costruire un corpo compatto e schiumoso a cui ancorerà le uova. Questo presuppone che abbiate due vasche, ma se non le avete potrete anche utilizzare una nursery che dividerà il maschio dalla femmina. Il momento più adatto per inserire la femmina in questa vasca sarà di notte durante l'ora di buio, poiché non creerà nessun effetto, diciamo, sorpresa e il maschio non l'attaccherà poiché il buio non la evidenzierà. Inizierà quindi il corteggiamento alle prime ore dell'alba. Il maschio comincerà a fare avanti e indietro tra il nido e la femmina, passandole accanto in parata, esibendo al meglio tutte le sue pinne ed i suoi colori, per corteggiarla ed attirarla sotto al nido. All'inizio capiterà che la femmina sia un po' riluttante e il maschio la morda per spronarla anche un po'. Talvolta la ferisce e le strappa anche un po' le pinne. Non è raro che nel tentativo di convincerla la possa anche uccidere. È pertanto importante, come dicevamo prima, allestire la vasca con dei nascondigli tipo vasi o cocci in cui la femmina possa essere protetta dall'aggressione del maschio. Una volta fecondate dallo sperma del maschio, cadranno e l'esemplare maschile le recupererà tutte con la bocca, setacciando ogni singolo angolo, per poi portarle e ad attaccarle sotto al nido. Dopo i vari cosiddetti abbracci, una volta che la femmina avrà esaurito le uova, il maschio la scaccerà in modo molto brutale dal nido, perché diventerà una vera e propria minaccia per le uova, che potrebbe addirittura mangiarsi. È opportuno quindi togliere la femmina. A questo punto le cure parentali saranno effettuate solamente dal maschio, che non farà altro che spostare le uova da un posto a un altro, allargare il nido, mangiare le uova che non sono state fecondate e curarle in ogni modo possibile. Se la temperatura è stata sempre costante sui 29 gradi, la schiusura avverrà dopo 24 ore. Il maschio continuerà
in questo caso a prendersi cura degli avannotti, che staranno in posizione verticale attaccata sotto al nido. Quelli che si staccheranno verranno recuperati e di nuovo rimessi nel nido. Generalmente dopo 3 o 4 giorni gli avannotti passeranno dalla posizione verticale causata dal sacco vitellino a quella orizzontale e inizieranno a smuoversi per tutto l'acquario. In questo caso sarà opportuno levare il maschio, perché inizierà a non riconoscerli più come figli ma come prede. Per i primi 4-5 giorni dovranno essere alimentati con mangimi liquidi o sospensioni nutritive, per poi passare, appena riescono appunto a mangiare, alla somministrazione di artemie saline. Per questo, per la produzione di artemie saline, vi consigliamo questo video tutorial, dove verrà spiegato come farle. Si consiglia di somministrarle per almeno 6 settimane di vita. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cure dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e materiale tecnico. Ti ringrazio per essere stato con noi su Aquascaping Lab, ti consiglio di commentare qua sotto per eventuali domande e cliccare mi piace. Iscriviti al nostro canale per ulteriori news.